No alla polverizzazione della spesa, no all'uso dei fondi europei come strumento di clientela politica. I fondi devono servire a creare lavoro. Milioni di euro è la somma stanziata dalla Regione Campania per la comunicazione dei fondi europei destinati alla nostra regione, cioè per far conoscere capillarmente a cittadini e imprese della Campania i bandi aperti dall'Unione Europea ai quali possono concorrere e cosa può fare l'Europa concretamente per sostenere l'economia della Campania, le fabbriche, i commercianti, gli artigiani, i giovani, la scuola, la ricerca, l'informazione. Le leggi e i regolamenti dell'Europa sulla comunicazione parlano chiaro. L'Unione Europea destina i milioni ai territori, in questo caso la Campania, ma le regioni debbono obbligatoriamente spendere una consistente parte di quei finanziamenti per diffondere l'informazione sui bandi dell'Europa attraverso il tessuto locale dell'informazione. Giornali, TV private, siti web e radio, sostenendo così le imprese locali che operano nel campo della comunicazione e i loro lavoratori. Dal 2000 ad oggi le regole dell'Europa sono state sempre rigorose. Eppure, durante i 5 anni di Caldoro alla guida della Regione Campania, quei regolamenti non sono stati del tutto rispettati. A cittadini e imprese, l'informazione sui bandi europei non è mai arrivata. Milioni di euro sono andati persi, perché la Giunta Caldoro aveva destinato decine di milioni di fondi europei per la comunicazione a uomini del suo partito e del suo giornale fantasma, Socialista Lab, infilati in una società interna alla regione, Digit Campania. La prova di tutto questo sono le 3 condanne del TAR alla regione di Caldoro, che pur obbligata dai giudici ad esibire i conti sulla spesa dei fondi europei, ancora oggi li tiene ben nascosti. Benché la procura stia indagando su questa omissione di atti, che potrebbe comportare ulteriori reati. La Commissione Trasparenza della Regione Campania ha imposto, con due udienze, ha imposto l'obbligo da parte della Regione di rendicontare milioni di euro che molte delle mie rappresentate hanno ottenuto 3 sentenze del TAR che impongono la rendicontazione, l'accesso agli atti con la rendicontazione. E noi, nonostante abbiamo segnalato anche all'ANAC con un dossier, io ripeto sempre la stessa parola, che anche un imbecille verificherebbe come fondato, e non arriva nessun segnale. Abbiamo anche documentato con una logica cartacea, cioè con atti documentali, che c'è in atto un inquinamento prove, ma non da adesso. E nonostante questo, insomma, l'ANAC non interviene. Oggi il nuovo governatore della Campania, Vincenzo De Luca, assicura che ci saranno trasparenza e correttezza nella gestione del denaro pubblico.
presidente De Luca. L'annuncio dato in queste ore dei 30 milioni stanziati per la comunicazione dei bandi europei sta già scatenando prevedibilmente manovre sottobanco tra coloro che intendono ancora una volta violare la legalità a danno degli onesti. Presidente De Luca. Giuli Italia e il CAM, coordinamento di TV e radio indipendenti della Campania, chiedono a lei e alla sua giunta quello che avevano cercato invano di ottenere da Caldoro. Tavoli chiari di concertazione con tutti i soggetti in grado di trasmettere l'informazione al grande pubblico. Procedure aperte, trasparenti, condivise, da avviare subito per dare un segnale forte di legalità all'Europa, ai cittadini e alle imprese della Campania, martoriate dalla crisi e per anni private delle risorse che arrivavano dall'Unione Europea, in favore di logiche clientelari, familistiche e partitiche. Presidente De Luca, lei conosce bene l'importanza della comunicazione per i cittadini e per le imprese. Presidente De Luca, siamo pronti a fare la nostra parte, al pari degli altri organi di informazione, ma sulla base di regole chiare e precise. È quello che aspettiamo dalla sua regione. È quello che auspichiamo per il bene della nostra regione.